come promesso, stiamo passando praticamente l'intera giornata insieme, prima giornata di questa fase finale dei campionati mondiali, 25esimi campionati mondiali di Calangiano, sta volgendo al termine. E ci sono già state delle sorprese, non tantissime per il momento, perché si parla di gironi all'italiana, quindi vittoria o sconfitta per ora non preclude ancora niente. Tutto rimediabile. Fabian Hartl in regia, Tom Ruban seduto accanto a me, quindi sicuramente abbiamo Mirko Bianchi a fare le soggettive accanto a me. Noi non ci cambiamo per il momento, c'è il mio socio, no, Nicola Biondi. Un po' ti manderò Bianchi. Partita di assoluto cartello, quella tra Andrea Quarta e Kasper Kristoffersen. Sì, rimaniamo nel gruppo F. Su Kasper, eh? Esatto, chiamiamolo Kasper almeno. Sì, 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 lo chiamiamo per noi perché che se no Kristoffersen, giusto? Sì. Corretto. Allora, Andrea nel suo primo incontro ha avuto ragione di... Scusa, il biglietto da visita di Andrea Quarta è questo. Si è presentato. Spara una garuffa da 8 nel mezzo al biliardo. Allora, rimaniamo, come vi ho detto, nel gruppo F. Kristoffersen nel suo primo incontro ha avuto ragione di 3-1 su Maurizio Gobbi di San Marino, mentre Andrea Quarta ha vinto 3-2. Con Thomas Primon. Sì, subito due impegni ravvicinati difficili per Andrea Quarta, prima il derby italiano con Primon, adesso la sfida contro il vice campione europeo nel runner up di quest'ultimo europeo giocato in Danimarca qualche tempo fa. Allora, Andrea la garuffa l'ha capita. Cioè questa un po' peggio della precedente, soprattutto anche in chiave di forza, è rimasto un po' lungo. 10-3 il parziale. Vediamo per Quarta. Kristoffersen in questa dritta, dovendo rispettare il pallino. 5 punti per il danese, che un po' dovranno abituarsi, perché loro sono abituati a biliardi con pochissimo rientro, quindi questa sarebbe stata praticamente scritta come esito, questa raddrizzata su questo biliardo, è risultata stretta. Quarta, angolo trattenuto, sì, a trovare un piccolo ringoruffamento dopo l'impatto con la lunga per mantenere la difesa diagonale, manovra riuscita benissimo da parte del Cannibale. Stavo guardando Severino Marchioretto, gliela sta dando abbastanza dura a Paolo Marcolin. Sì, era sotto 2-0, poi ha vinto il secondo 7-67 e adesso sta vincendo anche il terzo. Di parabola Kristoffersen, rimane abbondante di forza, quindi ci sarà una buona occasione frontale per Quarta, mano sul panno. Sono lì, guarda, 55-53 per Marcolin, 2-1 Marcolin su Marchioretto. Non avevo fatto i conti con il lungo ponte di Quarta, mano sul legno. E Andrea piazza subito un 10 di assoluta qualità, 24-8 il parziale, il primo set per il campione pugliese. Non mi sembra gli parta malissimo ad Andrea. No, tutt'altro. La risposta di Kasper di colpo in testa. E guarda, sembra di notare sugli spalti anche la moglie e la figlia di Andrea Quarta. Sì, Ioanna e Arianna. Eccole lì. E qui rimpalla sulla dritta in risposta ai colpi in testa. Adesso ce le fa vedere bene. E Arianna ferma, non ci sta. Sì, ma quella... è una caratteristica tipica dei bimbi, eh? Sì. Arianna, che adesso dovrebbe avere 3 anni e mezzo più o meno, giusto? Ne fa 4 a gennaio, quindi
è nata al Mondiale di Lugano. Altri 10 per quarta su questo sfaccio. Sì, Andrea sta badando al sodo, vede che per il momento c'è poca risposta da parte del danese e sta cercando di concretizzare ogni opportunità. Questo gli porga. E qui impegnativa questa stretta, fattibile, il biliardo rientra bene, ma ci vuole una bella mano a questa forza qui. No, non rientra. Tutto sommato è difficile cercare di comprendere il tavolo, soprattutto con la pressione di giocare con un campione come quarta che per adesso ad ogni singola occasione porta a casa numerosi punti. E qui quarta, anche Fortunato. Sì, va andato un po' su di giri qui il Cannibale. Sì. Fortunato che lui ha realizzato il pallino dopo il rimpallo, addirittura il pallino ha realizzato anche un birillo, fanno totale 5, e globale 39 per quarta. Fermo a 10 ancora il danese. Che qui potrebbe provare il traversino forte di tre passate subito sui birilli a ritornare poi con la palla bianca dietro al pallino prendendo gli stretti o il rosso non lo so, ma sugli stretti ci va. Eccolo qua, sul rosso non penso. Bravo Ciarruca, l'avevi letta perfettamente. Bravo. Grazie Sosso, sei veramente squisito quando mi quando ti incenso in questo modo. Sì, sì. Incensare è il termine corretto. E domanda qua? Che segue, cosa hai bisogno? E qua uno striscio arrivo pallino, come lo vedi? Mi piace, una richiesta... anche una raddrizzata arrivo pallino, ma la vede piena mi sa, sì. Sta puntando qualcosa di giro probabilmente. Sette sponde a tornare indietro, 4. E pallino da 4. Questa arriva questa dalla luna, mamma mia. Questa non la potevo calcolare. Bravissimo Andrea. Questa arriva dalla luna. Vabbè. Ha fatto anche di carambola? Sì. Ha fatto anche la carambola. A posto, pieno vale. Carri e cavalli. Ma. Hai capito Andreino? Di che cosa si tratta? Paso doble per ritornare dietro al pallino da tre, era una gran bella idea e si concretizza anche probabilmente appena corta. Bravo comunque Christoffersen. Sì, una bella visione. Ricolla per quarta. Si fida, sta dallo stretto al giusto e realizza 8 punti di castello. Non fa il pallino, però rimane lo stesso una ottima conclusione. Questa per Andrea quarta che in pochissimo tempo si porta a 57. E allora qua c'è la soluzione B. Legarlo. Sì. Quella più invasiva a sparargli nelle gambe, però. Quando gioca così non è parabile. Striscio per Christoffersen, bravo. Bella risposta da parte di Kasper che realizza 5 punti. Qui angolo per quarta. Con il pallino da 3 fa suo il primo set, un Andrea quarta in piena luce. Sì, qui veramente
niente da dire se non invidia pura. Pubblicità per noi. Tutto pronto per l'inizio del secondo set. Quanto è durato il primo set, Fabian? Sette minuti? 8 minuti e 53. Un po' alta la media quando quarta non sbaglia mai. Eh? Di solito sta sui 7. Eh? Secondo me è fuori media, sì. Mm. In difesa Andrea quarta sul pelo di palla. Confeziona anche un ricamo difensivo qua Andrea. Andrea non l'hai non è proprio messa colla colla però. Sì, un po' più preciso per cortesia. Andiamo a vedere i risultati degli altri incontri, dato che siamo nelle fasi iniziali. Walter Ingegneri avanti 1-0 contro il sammarinese Rossini Torre. Eliomar Berruti è avanti 1-0 contro Peter De Bas. Erling Schorup avanti 1-0 contro Alejandro Moran. Walter Gasperoni è sotto 2-0 contro Paolino Spadaro. Sul biliardo numero 5 Max Gabel è avanti 1-0 contro Patrick Elgebons. Angel Boss. Alberto Cabral, stavo per dire Arturo Cabral come quello della Fiorentina. Alberto Cabral 1-0 contro Giacomo Marginesu e Paolo Marcolin è alla bella contro Severino Marchioretto, gliel'ha allungata la bella, era avanti 2-0 Paolo Marcolin e Voracek è al primo set contro l'argentino D'Ottavio, avanti 29-18. 3 punti realizzati sul gancio in risposta alla difesa di quarta per Christoffersen. Quarta, questo raddrizzo di palla grossa lunga 100, palla avversaria inchiodata sulla mezzeria di 3 passate e mezzo. Due a mo' di 3 per Christoffersen. Se quarta giocava così anche con Primon, mi sa che bisogna fare dei bei complimenti a Thomas, averlo tirato alla bella, perché se non cede tirarlo alla bella c'è da non sbagliargli mai dietro. Due belle uscite comunque di Christoffersen, sia prima di gancio e anche adesso di due a modo di tre, appena lunghe se vogliamo. Quarta sul rosso, 6 punti. Questo non arriva però. Ma sei sicuro che non arrivi? Mi tra il fine corsa e sto panno qua mi tra. Ma siamo al limite comunque, ci sta che la veda, eh. Sì, ma è molto più lunga di quanto immaginavo. No, la difesa non vede neanche il quarto di palla, non ce l'ha neanche per la sventaglina. È un po' troppo alta per il cambio palla. Stare sul pelo per lo stretto di 3 anche, per fare il 3. Bello questo 3 qua dallo stretto. Sì, perché poi richiama la tua via, sì, verso la buca. Esattamente, guarda, mi hai anticipato. Abusato un po'. Partita un po' tenera. Secondo me la battuta era buona, gli è partita un po' corta e gli ha rimbalzato un po' meno. Sì. Giro ad andare avanti per Andrea quarta, a fare una sorta di centro a centro. Si fionda su questo giro quarta. Prima imprecisione qua. Ne aveva avuta anche una fortunata poi nell'esito nel set precedente.
Tra l'altro non sono neanche sicuro che abbia completamente coperto. Sono coperto. No, più che altro per il pelo di Bidia in difesa. No. Ma sai che lì ti dirò che è più bella di sponda che non davanti, perché esattamente. Che un pelo di Bidia lo vede, sì, ma. Però è bella. Però probabilmente non starei lì, starei sul pallino da tre di Candela. Anche questa è un po' tenera. No, però anche se non fosse stata tenera, c'è la possibilità, arrivando dall'angolo, di lasciare questa diagonale. La grossa funzionava. Vediamo se va avanti dalla grossa, se adesso ci tira di scarsa di tre lunghe. Scarsa di tre lunghe. No. È tutto giù per terra. Sì, diciamo la presa... una sorta di via di mezzo, ma era dalla grossa, non era dalla scarsa. Mm. Gli ha trovato la steccata subito, comunque Andrea. Eh sì, per adesso ormai è un giro a vuoto sulle raddrizzate e sugli sfacci. Anzi, marcature tutte piene per Andrea quarta. Sì. E sono quelle che fanno la differenza nello score, perché adesso anche nel secondo set è avanti 20-6. Sì, che come giocatore tutto sommato non colpisce male, socio. Quarta, eh? Sì. No, è colpito... Sì, il ragazzo sa. Ha un futuro. Marchioretto, Marcolin, guarda, sono a pari punti anche nella bella. 27 Marchioretto, 28 Marcolin. Ti faccio una domanda prima di questo 5 sponde di Christoffersen. Secondo te Fabian Hartl arriverà con le sue gambe al termine di questo mondiale, se continua a metterci in diretta a tradimento? Ma non lo so, però ti posso dire che sta rischiando. Mirko Bianchi non me lo fa, lui me lo fa sempre. Mm. Giro per quarta. Vediamo se qui si fa corregge. lunga 10 probabilmente. Si corregge quello di prima. Sì, la leva dall'angolo, vedi? Bello il movimento di Andrea, chiaramente sta da quella parte per controllare le biglie. È bello commentare Andrea, perché tu gli chiedi e lui fa. Sì, eh? Sì, sì. Sì, adesso per lui biliardo quantitativo, ma anche molto qualitativo. E bravo Christoffersen. Bella uscita. Sì. Un altro pallino da tre, è il terzo che trova nei disimpegni che gli ha proposto quarta. Guarda, un paio di forze un po' corte di Garuffa, però per il resto sbavature importanti, niente, eh. Girone, eh? Girone. Sembrerebbe di sì. Questo lo chiude troppo Andrea. Lascia traversino al danese. Traversino praticamente dritto, per com'è da correggere. È da correggere un po' di effetto, ma si può giocare. Io personalmente la giocherei a fare centro a centro, cioè di colpettino a mettermi al centro della corta, al traversino di prima, andare al centro della corta con quell'altro. Gioca ad andare avanti. Buon bottino, tre birilli. Un po' troppo avanti, più che altro spinge troppo l'avversaria, che si stacca troppo dalla sponda lunga, di conseguenza dopo l'impatto si stacca anche la sua e offre questo giro a quarta tutt'altro che semplice. Ma fai il replay della conclusione di prima? No, troppo rischiosa questa. Pensavo che ritirasse il sette sponde col pallino in arrivo a tornare indietro. Un paio di imprecisioni per Andrea, vediamo se Christoffersen mette a posto
anche la palla davanti, aveva avuto un paio di occasioni ma non era riuscito a concretizzarle nel primo set. E adesso arriva anche il pieno. 10 punti per il danese. Vediamo dove termina la corsa. La biglia bianca la vedo un po' piegare. Alla fine va giù anche quello. Sì, però qua ha piegato vistosamente verso sinistra la palla. Deve stare attento al pallino. Non toccare il pallino col gilet, cioè molto vicino. Rimpallo di terza per quarta, che adesso si sta un po' scomponendo e sì, infatti qui un po' poca voglia di sistemarci su questa biglia per Andrea, eh. Vediamo se tira fuori qua Casper quello che viene considerato un po' il suo cavallo di battaglia, quindi il giro di mezzo colpo. Giro di mezzo colpo e possibilità di pallino da 4 anche. Attenzione, 4 punti, scappa via la sua biglia dopo l'impatto col pallino, torna nel quadrato inferiore. Sì, non l'ha neanche addormentata molto. Fisso per quarta, quell'effetto lì la deve prendere proprio scarsa scarsa. Non è che ci fosse tutta questa grande proporzione su questo fisso, cosa dici? Intendo con l'effetto buono. Con l'effetto buono no, ce n'era di più con l'effetto a tenere, che riguadagni il centro. Sì, è vero che c'è un pericolo di rimpallo nell'incrocio, però. Sì, un pericolo di rimpallo nell'incrocio c'è sulla parte destra del tavolo, però. Girone. Cioè. Prende nel cuore del castello. 4 punti per il danese, trova una discreta parificazione anche se quarta qua può ricavarci qualcosa. Ma c'è anche il giro di misura quasi a staccare verso il centro la battente. Eccolo. Cosa scarsa. Ha giocato molto più il pallino 3 che il giro. Ha giocato solo 3. Il giro che dicevo io ha una forza, la palla battente fa più o meno la stessa strada, però ha una forza molto ridotta, perché sennò non si stacca. E qui scelta obbligata anche per la posizione del pallino, quella scomodità credo sia di calcio, anche se non la sta valutando ancora Casper. Io la disegno, poi vediamo. Era senza effetto questa traiettoria che ha disegnato. Sì. Dall'angolo battendo nel 10 si va nella testa dei birilli della Goriziano. Ma fa già una buona cosa a fare questo giro sul largo, ricavando una difesa agli angoli Casper, eh. Con quella posizione secondo me ha tirato fuori una, no, se l'ha presa nel migliore dei modi. Sì. Vediamo se riesce a scavare questo spondebiglia. Andrea è proprio al limite, bravo. 2 punti di qualità per quarta. Impegnato ora a dover lui recuperare lo svantaggio. Lascia andare il braccio probabilmente Christoffersen. Gli salta un po' sopra, vediamo, non evita il rimpallo. Guarda che partita sta venendo fuori tra Marchioretto e Marcolin. Sempre abbagliato. Biliardo 7. Qua sotto. Ah, qua sotto proprio.
44 Marchioretto, 46 Marcolin. Però Marcolin ha fatto il pallino da 4, si mette a 50, però ha un giro a disposizione. Tanto bello questo angolo di mezzo colpo di quarta con cui impatta Christoffersen a quota 37. Ci va un giro a disposizione adesso Marchioretto, eh. Casper sponda biglia. Vediamo se gli tira anche il pallino da 4 Marchioretto. Vi facciamo la radio cronaca. Intanto rinuncia allo sponda biglia. Gioca anche il pallino da 4. Fa 12 Marchioretto. Mamma mia, il pallino passa nel mezzo al castello, se no avrebbe chiuso, eh. Era 44, si mette a 56. Eh sì. 50 per Marcolin. Bravo comunque Severino. Bella prestazione per lui. Quarta va di scatolino per cercare di chiudere il gioco. Eccolo qua, Marcolin a 50, Marchioretto a 56, siamo alla bella. Marcolin, vediamo l'impatto col pallino, sono 5 e non bastano. Certo, ha preso il pallino proprio nel modo più marcio possibile. Sì. Giro a disposizione di Severino Marchioretto. 4 a chiudere per Marchioretto. Sarebbe sicuramente una vittoria di super prestigio per... il laziale trapiantato da molti anni in Veneto. Il contrario, il Veneto trapiantato da molti anni. Scusami. Nel Lazio. Vabbè, avevo il 50%. Sono stato anche un po' sfortunato, ti dirò. Ha ricevuto tra l'altro ieri sera su Facebook i complimenti di un suo amico fraterno che è Francesco Perriello, che glieli ha fatti molto, molto belli. Giro per Marchioretto e chiude. Vince 3-2 contro Paolo Marcolini. Ritorniamo sul tavolo principale. Bravo Severino. E avanti intanto sul tavolo principale Casper, che rimpingua il suo vantaggio. Si porta a 45 contro i 37 di quarta. Sì, qui è anche un po' sfortunato perché poteva sperare anche in uno sbirillo. In uno sbirillo. Gancio con pochissimo taglio a destra, c'entra per perfettamente quarta. 6 punti di difesa agli angoli. E qui vediamo con lo Strator se c'è. Sbagliato biglia. Se c'è la possibilità di uno sponde biglia, credo proprio di sì. Il passaggio è abbastanza generoso, quindi ho dato un passaggio generoso dal birillo, dovrebbe esserci. Tutt'altro che semplice, anche sì, perché la gialla è attaccata a sponda, quindi va trattata benissimo. Non evita il rimpallo. Passato distante dal birillo comunque, quindi che vediamo se Andrea ci spara a girare di 7, girare di 7. Nei sogni 45 quarta, no 43. Andato vicinissimo a fare 16 Gianluca, Vediamo quanti ne fa. Ne fa pochi alla pochi fine per rispetto quanta. Anche alla qualità esecutiva poco. 4 punti per quarta che si mette a 47. Qui pallino da 3 di sponda biglia per o almeno credo per, se è venuto a vederla di lì, non vorrei che fosse venuto a vedere il giro Basso,
Si passa altro che, ma è un tirone, puoi fare un tirone a fare 4 e con estrema semplicità fai 3, quello, quello sì. Girone. Girone passava addirittura. Addirittura, bravo. Queste sono 12, mi sa che Brilla è andato proprio fuori. 12, sì. Sono 12, 57, 47, che capolavoro. E non riuscivo a percepire che uscisse anche il girone. No, il girone dalla zenitale. Bisogna vedere se, se nel rimpallo si alza il pallino davanti alla gialla. Allora sarebbe quasi un bazzicotto. Gliel'ha lasciato lì. No, non lo voleva prendere così, Andrea. No, ti dirò che alla fine non è rimasto neanche malissimo. No, deve giocare. È andato a 50, però è un problemone. Non deve. Il pallino è piccolissimo e minuscolo, quindi si deve affidare una marcatura sui birilli. Anche perché se tira lo striscio, se fa il pallino, sì. È già passato dai birilli. Non fa. Tira il fisso, no! Fa 4 e tentenna l'altro birillo, ma non cade. Sorriso più che amaro da parte di Casper, che è rimasto un po' perplesso, si era già pregustato la vittoria. Fai vedere al replay quanto ha tremato. Ha tremato tanto, Sì. Quarta chiaramente, ma di scambio tirerà un dentro fuori. Cappello da prese di terza. No, qui aveva in mente probabilmente un altro disegno, Andrea, perché non prevedeva il 10 quella soluzione lì. Non è che l'ha tirato di scambio ad andare avanti, no, perché se no è un colpo troppo corto. Casper ha il vantaggio che c'è quel pallino nella buca, quindi cancella l'errore sul largo. Sul largo, però! Attenzione! Mamma mia, Casper! Sul largo! Errore gravissimo da parte del danese che... Che in questo momento ciò che sta pensando di sé non sono complimenti. Ne ha meno 6, meno 4 quarta. Allora. Qui tira di seconda e terza, con lo steccone tira di 6. Per sostenersi a pallino da 4, no, mica scritto che lo fai col pallino da 4 lì. Piccolo, cioè, poi lui lo può fare. Può anche tirare forte per la raddrizzata del 4. Sì. È un po' perplesso Andrea perché non ci arriva bene. Infatti, deve prendere steccone più lungo in dotazione all'Expo. Che tra l'altro è una sorta di alabarda spaziale, se mi ricordo bene. L'arbitro elettorale. Quanta controlla il cuoietto. Quarta non fa il pallino, fa solo 2. Questa partita è abbastanza stregata. Questo set è successo veramente di tutto. 59-58. Un set davvero rocambolesco. E alla fine se la giudica il danese con il pallino da 4. 63-58, andiamo in pubblicità.
Sì, diciamo che è stato un finale oltremodo thriller, e meno male che sono che è soltanto la fase a gironi. Pensa quando queste finali di partita arriveranno nella fase a eliminazione diretta, che inizierà venerdì. Venerdì il tabellone si allineerà ai migliori 32 del mondo, per poi terminare nella giornata di sabato con la finalissima e l'assegnazione del titolo di 25esimo campione del mondo. Ma il sabato giocano semifinali e finali o quarti di finale? Non lo sai, ti ho trovato impreparato, socio, No, so. Basta che vada a vedere, aspetta. Ecco, ora fai il Mirko Bianchi della situazione e sono sicuro che non ti riuscirà. Perché sei una brutta persona. Divisione per quarta che rimane con una forza un po' ibrida. No, ho un po' paura a toccare, sinceramente, perché ho il tablet qua aperto davanti. Ho capito, non hai il cuore di ferro per provarci. Penso che rimarranno in otto nella giornata di sabato. Vabbè, ma il penso che, insomma. Vabbè. Biondi, è ancora lunga, arriverà domenica, via giù, sabato. No, domenica, perché partiamo domenica, quindi. Fallisce questo tentativo. Christoffersen, traversino a Z per quarta. Anche per lui nulla. Arriva comunque la difesa e garuffa per il danese. Allora, se arriva, si rimane in 4, e quindi sabato avremo semifinali e finale. Vedi che l'informazione che avevi richiesto ti è arrivata. Bravo. Hai bisogno di sapere altro? No, sono a posto così. Trasponde di calcio per quarta. Avversaria sullo stretto dei birilli, un'uscita 5-6 della sponda lunga. Sfila largo Andrea. Ma buon per lui, perché secondo me è un po' timida di forza, ha preso la miglior porzione rispetto alla forza che gli ha dato. Non so se sei d'accordo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Caruffa per Christoffersen. Qui doveva assolutamente evitare l'impatto con quel pallino. Non ci è riuscito e lascia una possibilità di traversino per quarta. Questa di 3,5 dalla grossa. Guarda, ne lascia un po' sul tavolo, una situazione migliora perfetta. Sensibilmente dopo l'impatto col pallino da 4, diventano 8 in totale. Si china Christoffersen per vedere se ha a disposizione una bricolla, che dovrà ricavare probabilmente con... Ah no, c'è la stecca bassa invece. Forse. Ma da lì a stecca bassa Casper la vedo dura. No, e invece mandi lo Strator, Fabio. Un ottimo incastro. Sembra aver messo a posto anche le forze. Un filo lungo ancora. Pallino 4 per e striscio stretto per Andrea quarta.
disegno coronato dal successo. Un attimo lungo. Penso vada di sponde biglia con l'idea di incastrare proprio la sua in quella zona lì, tra la sponda corta e il pallino. Bisognava evitarlo questo pallino, per carità si marca, ma però alla fine sì, tutto sommato prendendolo con una porzione così fine ha scomposto poco il gioco. Pallino da 3 in appoggio per quarto. Un buon 3 per Andrea. Al punteggio 15 a 6 per Christoffersen. Per quarta. Per quarta, sì. Richiamare a pallino da 4 però, poi... Richiamare lo ripaghi dall'altra parte perché... Passaggio a 3 c'è Gianluca. A vederlo così... Si percepisce male la strada. È brutto, ora la devi spingere. No, più che altro poi è piccolo il pallino da 3. Lui sta tirando il pallino da 4. Sì, penso. Secondo me sta provando a tirare l'angolo traversato il pallino da 4, però poi ci sta di ritrovare... Di trovare il rimpallo. C'è traffico poi lì, su quella lunga lì. Ha giocato solo il 4. Bravo ad allontanarlo. Tutto sommato, guarda. Però poi gioco forza. Se le rimetti di vicino e lo riperdi. No, il fatto che adesso può giocare sulla gialla a fare il 4 e a riportare. La bianca batte sul 4 e si rimette dritta. Penso. No, non ho capito Gianluca. Giocare poca, la palla scarsa, la gialla scarsa di sopra. Esatto, la bianca dovrebbe battere sul 4, dovrebbe rispostarsi, no? Ma no Gianluca, ma non ce la vedo questa proporzione. Intanto ho inquadrato. Ma c'è l'ingresso, se prende il pallino non va dentro, no? No, se no l'avrebbe già tirato. Alla fine guarda, vai in accosto con il resto sul pallino da 3. Lascia in fila la bianca e la gialla. Qui c'è un tiro d'esibizione. C'è lo striscio di richiamo a pallino da 4 di scambio. Adesso è una battuta. Tiri per tirarla dritta la bianca, no? Di colpo sotto per tornare a pallino. La bianca rincontra la gialla, prende il pelo e va dentro i birilli. La bianca rincontra la gialla e piglia. Ah! Sì. Tiro a me l'ha fatto vedere Piero Crespina quel tiro. Grande Piero. Grande, sì. E poi nella realtà ti svegli tutto sudato. Sì. No, sto pensando nella realtà. Pensando che quello è l'ultimo tiro per vincere il mondiale. Sì. Ma lo striscio. Sì, lo striscio di scambio di Massé. O anche non di scambio, ritornare subito su 4. Sì. Eccolo lì. Che bravo. Bravo. Con questa disinvoltura, Nonchalance. Ma 18-14 per quarta. Vediamo se le tiene tutte e due sulla lunga, Andrea. Così è la presa bella, bravissimo. Vediamo dove bravissimo. Si ferma la gialla. Sai perché? Perché quella palla lì parti sempre per non tagliarla, come è corretto che sia, e poi il goccino a destra glielo dai e ti fa il ricciolo quando esatto, arriva a toccare succede. La bianca la rimandi al replay per piacere Fabian. Classico, tu parti per non tagliarla perché dici guarda che sennò mi si arriccia, no? Poi il goccino ti parte.
Guarda, eccolo lì, il goccino di effetto. Sì, che poi è anche proprio stellare quel goccino di effetto. Sì, è celestiale, dipende. Dipende quanta corta tocchi. Se prendi, se la prendi un po' più nel centro del biliardo, la tocchi, la corta è quella che ti fa rientrare verso la sponda lunga. Se l'anticipi un po' troppo, tocchi la lunga e poi ritorni nel centro. Esatto. E qui ci giochiamo uno striscio di scambio forte alla Torregiani. No, qua ci giochiamo un 3 di calcio con pallino da 4 in appoggio. È giocato davvero molto bene, fa 8 punti, non credo che abbia realizzato il pallino. Sentiamo la chiamata dell'arbitro elettorale. 8. No, 8. Che ha avuto anche un po' sfortuna, perché se tocca quel pallino evita anche di perdere questo traversino. Travezzino che quarta con un po' di brivido. Sai che l'ha giocata proprio dalla scarsa, Andrea? Sì, no, l'ha giocata così. Però secondo me pensava di non passare proprio sul 4 della Goriziana, un pelo più lontano. Eh sì. Andiamo al replay. Cioè non ho mai pensato che andasse a bere. Però lontano, lontano da quel brivido non ci è andato. La percepiamo meglio dalla sponda corta, dal replay della sponda corta. Sì, comunque che così si capisce poco da dove è passato. Sì, in pieno sul birillo. Intanto Christoffersen, bella risposta, altri 8 punti. Quanti ne ha fatte? 14 sul traversino precedente, si è portato a 36. E con questi 8 comunque Casper rimane alla ruota di quarta, 36-30 al parziale. Terzo set 1-1 tra l'italiano ed il danese. Qua ha preso proprio il vuoto totale Andrea, quell'intenzione di portarla al pallino da tre c'era, ci è riuscito non nel migliore dei modi perché voleva arrivarci da dietro, però rimane lo stesso una conclusione che non è andata a vuoto per Andrea Quarta, 3 punti che lo portano a 39. Non molto soddisfatto secondo me Andrea di questa sua prestazione, che è stata stellare nel primo set con qualche incertezza nel secondo. Qui ancora un errore su un angolo sullo stretto per il danese, le biglie si riuniscono ma non si riuniscono così tanto da non lasciare niente a quarta. Quarta può giocare un travezzino a tornare indietro, ma secondo me lo fa tornare indietro il travezzino più facile già lui. Sì, ma forte, non piano. Sì. Di tre corse, sì. A fare lunga, ok, di storno. Ah no, ce l'ha tenuta. No, ma l'ha tenuta bassa di forza per tenerlo lontano, era più preciso. Con questa forza sei più preciso. Pensavo proprio non avesse questo sfogo. Pensavo sicuramente a una rimanenza vista, anche perché non c'era la possibilità di difendere, come dici tu, di difendere di Castello. La nota buona è che ha messo distanza tra le biglie. Sì, poi se ci pensi è anche la forza più facile per marcare, per precisare meglio sì, il tiro. Sì, assolutamente. Christoffersen sullo stretto questo giro, biglia pilotata in difesa. Garuffa per quarta. Ancora a segno. 2 punti che lo portano a 45. A
può dire accidenti, siete in 2500 dispositivi collegati, quindi siete davvero tanti a tenerci compagnia, sperando di tenervela anche noi in quest'ora del tardo pomeriggio. Un buon aperitivo insieme ed una bella partita da vedere. Quarta costruisce il ponte sopra il pallino per lo striscio. Ah no, vedeva a giro. Vediamo se riesce a evitare il pallino. Tre birilli per quarta. Passaggio al brivido, riesce a trattenerla così tanto da lasciar posto all'altra. Si può dire un passaggio un po' celestiale questo. Sì, ma infatti anche Andrea se l'è guardata. Diciamo che ha spinto l'altra verso la sua, verso il centro, e ha pregato che arrivasse il primo possibile l'altra. Eh sì, voleva dirgli all'arbitro: si può soffiare? Posso fermare la mia un attimo? Un e poi ce la rimando. La metti dove vuoi tu dopo. La nota tecnica bella, la forza di questo tiro. Sì, sì, certo. Come il tiro di prima di Andrea. Questa rispetto a quello di Andrea, quale effetto era difettoso? Però quando sono così puntate, cioè in teoria l'effetto va dato tanto quando sono dritte e poco quando sono storte. Se batti la, perché poi dipende se batti prima la lunga o la corta. È un tiro, l'ha conosciuto quel tiro lì. E quarta. Chiude Andrea quarta su questa conclusione di raddrizzata ad incandelare dal centro. 63-38 il parziale, 2-1 per Andrea quarta, e noi andiamo in pubblicità. Allacchito Casper Christoffersen, per chi si fosse collegato solo adesso, vi stiamo proponendo un incontro del girone F, girone che vede come giocatori inseriti il ceco Voracek, Andrea Quarta, Casper Christoffersen, Gustavo Torregiani, Sebastian Paloma, Maurizio Gobbi e Gilles Alberto Cortés, insieme a aiuto a Thomas Primon. Ci prova subito quarta. È un po' precipitoso Andrea all'inizio del set, 0-0. Sai che Andrea cerca sempre di portare il gioco sull'apertura, dove sì, però sei 0-0, si può anche tenere i toni bassi, Boh, non lo so, sicuramente si sentiva di farlo. Intanto Arianna si è fermata perché la mamma l'ha sedata in collo alla mamma, figlia di Andrea IV. E guarda cosa tira fuori. E insomma, peccato. Trasportata fino al secondo, all'altro due. Colpisce davvero bene comunque Casper. Sì, qualità eccelsa, anche perché guarda come ha controllato bene la sua biglia. Vediamo se ho qualcosa in più da dire su questo. E Tony Rosenberg, inquadrato dietro al danese. Una bella sventaglina per quarta, che si guadagna due punti e anche la difesa centrale. Allora, è un 46enne classe 76,
è un tecnico di allarmi e ha un bambino di 12 anni, quindi è anche un felice papà. È stato nel 2019 campione danese individuale di stecca 5 birilli e 24 volte campioni nelle differenti, nelle varie specialità del pool, palla 8, palla 9 e palla 10. A livello Salato, ho fatto anche un nono posto al mondiale, mi diceva, di palla 8. Sì. Quinto posto all'europeo di palla 8, al nono posto al mondiale di palla 8, l'ho già detto, 24 volte campione danese di pool, chiaramente di pool, campione danese di 5 birilli nel 19, 21 e 22, e al mondiale di Pistoia è arrivato al 17° posto, quindi ha perso il primo turno praticamente dopo i gironi, il tabellone finale. Sì. Esatto. Ha passato dei gironi, ma è uno che non è proprio disabituato a vincere, eh? Ma poi gioca a 5 birilli solo da 7 anni. Bella fiondata questa di Andrea. Sì, si guadagna il centro con la sua. Realizza anche il pallino da 3 dopo averne realizzati 6 sul castello, in totale fanno 9. 11 per quarta nel suo score, 11-4. E qui penso per forza di 2 a mo' di 3. Andato di, aveva senso, c'è andato di effetto contro, di garuffa, ci sta quando la battente genera sotto il racchito di pallino, rimpallato, non ha difeso. Quarta in questa plastica posizione. Subito via il filotto per quarta, che il pallino realizzato. Grande qualità per Andrea. Raddoppia il suo score, arriva a 22 e deve subito rispondere per non lasciare spazio, troppo vantaggio al cannibale, il danese, perché quello che vuole creare quarta subito è un solco, è sicuramente... Danese deve cercare di rimanergli agganciato. E direi fino a questo momento che ce la sta facendo molto bene. Sì, a parte il primo set che non era effettivamente possibile vincere per nessuno al mondo, il primo set a quarta. Però fino adesso ha ben figurato. Questa di rientro era difficile. Vediamo qua se questo rimpallo, oltre a portargli in dote altri 2 punti, gli porta in dote la messa. No, quindi quarta può ancora attaccarlo. Questo avrebbe dovuto abbassarla di forza, proprio lasciare la sua nella buca in alto a sinistra e sviluppare di un passaggio buono per il castello su solo l'avversaria. Quarta, solo 7. Però sempre ottimo controllo della battente, sempre vicino a sponda. Sì, questa è una cosa a cui Andrea ormai da anni, decenni, ci ha abituato. È difficile che sbagli un'altezza del colpo su una raddrizzata. Sì, che per poi posizionare la sua sempre vicino alla sponda corta. La sua grandissima forza. Costretta la divisione dalla lunga, non,
non vede una porzione sufficiente da garantirgli una difesa dalla sponda corta, quindi ci dovrà andare in divisione dalla lunga Kasper e trova rimpallo. Sì, diciamo che Christoffersen, se c'è una rispondenza che ha capito e digerito meno, è quella delle lunghe. Già più di qualche volta che su figure come sì, questa non simili, riesce a correre, esatto, a girare di sette anche questa, sì. Sì, penso proprio di sì. Questi vanno tutti giù. Mamma mia. Qualità pazzesca. Mamma mia. Mamma mia. Che ritorna anche in difesa. Favoloso Andrea Quarta. Filotto 2 a tutto gas. Avete controllo presente? Di potenza incredibile. Avete presente quei programmi dove poi vi dicono non fatelo a casa? Perché qua si lasciano proprio le giunture sul biliardo. Coietti. Coietti. Quindi voi guardate e poi non fatelo. Quello che voleva scavare Andrea, cioè il solco tra lui e il suo avversario, per adesso ce l'ha fatta. Deve rispondere subito il danese con un girone, credo. Girone a richiamare la battente. Vediamo se scambia dal rimpallo. Scambiato. Arriva. Un po' di patema arriva questa 5 sponde. Una bella manovra del danese. Che quando ha visto tornare indietro la sua biglia pensava di prendere rimpallo. Perché? Ha visto una gestualità. Rimpallo che si prende spesso e volentieri. Sì, abbastanza questo, celestiale, no? Non prenderlo. Disimpegno di 2 a mod di 3 Andrea. È un bel vantaggio per Andrea, oltretutto il pallino è messo anche in una posizione dove Andrea può fare la caccia a quel pallino di 3 o di 4. E bravo Kasper. Che bravo Kasper. Realizza 6 punti. Vediamo se la prima ricerca del pallino ci sarà ora, il pallino dei 3. Oppure se giocherà sul regolare, bricolla per Quarta. Sì, è tanto distante, era già alla lunga, quindi Andrea sulla si è avvitata, avvitamento a favore, infatti chiede scusa al suo avversario. Eccoci. E addirittura la mette fra due birilli. E adesso è un problema anche per l'arbitro cercare di levare quel birillo che si è incastrato tra la palla e il birillo, quindi deve conservare il birillo che è rimasto in piedi. Bravissimo. Bravo. Sono momenti in cui bisogna dire anche bravo all'arbitro. Sì. L'arbitro elettorale. È una manovra delicata e se poi dopo si butta giù il birillo che è rimasto in piedi non si rimette mai con la stessa inclinazione perché è appoggiato sulla biglia gialla, quindi tante volte gli arbitri vengono maltrattati se sbagliano, però non gli si dice mai bravo se fanno la cosa giusta e qui in questo caso non era semplice, l'ha fatta benissimo, con attenzione, dopo tante ore che uno sta sul tavolo a arbitrare. Sì. 4 sponde per Christoffersen che non ci sta, è bravo, è già nota bravo. Di merito aver preso questa palla. Come da regolamento al tiro successivo o l'arbitro riposiziona il birillo e qui gliela lascia andare di 4 lunghe. Presa grossa, si toccano. Solo 2 punti per Quarta, 45-24. Non ha difeso, è una buona possibilità.
da guadagnare. Forse l'ultima spiaggia sì. Per il danese, se vuole rimanere ancora nel match. Via il filotto. Sembra anche bella di forza questa. Se sta dentro, questa è una palla di rientro. Cerca di spingerla. Casper gli ha detto vai ancora un pochino, già che ci sei. Mai più sulla mia destra, anziché sulla mia sinistra. Qui errore di quarta, attenzione che lascia tutto tavolo, lascia tutto sul tavolo Andrea, non fa né birilli né pallino, tirato sulla stecca verso l'alto, almeno ho avuto questa impressione, mi è esasperato l'effetto che ha impresso alla biglia battente, quindi si è aperto tutto e addirittura non ha fatto neanche il pallino da 4, occasione d'oro per il danese che quasi non ci crede. No, invece ha avuto non ha tirato verso l'alto. Proprio affondato troppo l'effetto. Sì, è partito troppo. Qui può sorpassarlo Casper. Casper ne fa 12. 12. Mette la freccia addirittura. Sì. 46, 44. 46, 45. Guarda, riesce a aprirla di terza trovando un 2. Centralizza ottimamente. Attenzione. Solo 2 per quarta, ma di sicuro ha trovato una bella difesa. Perlomeno non concedere subito un'altra occasione, perché braccio caldo per il danese. Nelle ultime due conclusioni ne ha realizzati 22 in totale. L'intercetta di prima. Vediamo se riesce a trovare il bilanciamento delle forze. Leggermente lungo. Però sai, un lungo da guadagnare questo sì. per mano quarta. Sul legno, giro con la palla avversaria distante da sponda, non è mai un tiro semplice, sotto gli occhi attenti di Walter Ingegneri, proprio alle spalle di Andrea Quarta nell'inquadratura precedente. Quarta gioca a girone, a girare con la sua, a scendere, ha giocato due gironi, uno corto con la sua. Una frustata di colpo in testa. Ci vuole un polso per fare questa, Luca. Ripetiamo l'invidia. Queste cose sono... Questo non provatelo a casa. Che sembra facile. Sì. Provatelo poi. Invidia e neanche poca. Invidia importante. Si incastra alla perfezione, 6 punti. Punti. 6 punti per Kristoffersen che va a 52 contro i 47 di quarta. Quarta va dentro con la sua. Questo angolo aveva ricercato anche il pallino da 4. 58 a 47. Quarta ha perso un po' di lucidità. Sì, gli ha dato probabilmente parecchia noia il filotto, quello dove ha girato dietro. Ha fatto 0. Quello sicuramente avrebbe dato noia anche a me. Insomma,
tiravi a non fare niente era difficilissimo, prendendola da quella parte. Sì, se ti dicono fai niente su questo tiro, è prendendola difficile. Dandogli un verso del tiro, e realizza i due punti che gli permettono di andare alla bella. Tanto per cambiare, quindi si ripete ancora la bella sul tavolo televisivo. I giocatori hanno chiesto una pausa? No, credo di no, però noi andiamo lo stesso in pubblicità intanto. Caro socio, ancora alla bella, eh? Sì, deve essere il tavolo, ma è fatta apposta per il pathos, sì. Per l'emozione, no? Prossima partita che vi offriremo sarà tra Paolo Marcolin e Tony Rosenberg, quindi un altro bell'incontro. Crediamo che sia anche l'ultima, sì, l'incontro di commiato della giornata. Quarta, nonostante il giocare bene, è già la seconda bella che fa. Giro per il cannibale a tutto biliardo di colpo. Chi fa la cosa difficile, Andrea, farlo stretto. Non era assolutamente semplice fare stretta questa palla. Giro per Christoffersen. Vediamo se sarà lui a realizzare i primi punti della bella. Gli parte stretto. Partita anche un pelo lunga questa. Ora più corre meglio è per lui, sì. A questo punto. Sì, diciamo che è meglio lunga che corta questa palla qua, Se la battente ti si ferma nella zona del 20. Vediamo se aggrappa anche il pallino da 4, Andrea. Resta comunque una superba esecuzione. Sì, l'intenzione c'era di andarsela a prendere quel pallino da 4. 10 punti per il nostro portacolori. Stretta, ma qua il pallino gli offre rifugio. Vediamo quarta come intende risolvere la situazione, probabilmente in appoggio sul 3. Ha tirato proprio per la steola. O dici che ha tirato a fare il blocco? E ha preso proprio la via di mezzo, quindi non lo sapremo. È difficile mai. Perché la forza è quella, guarda. Quindi cioè, degli indizi dalla forza non ne puoi avere, no. Perché la forza è quella. E qui a montare una prolunga, chiaramente prolungone, direi danese, per giocare questo angolo credo di seconda, Sì. Vediamo se si corregge, perché li ha sempre fatti. Non lo gioca di prima. Di mezzo colpo, dici? Non lo so. Credo lo giochi di seconda, di mezzo colpo a parificare. Leggermente largo, forse. No. Questa è leggermente tre birilli. È buona. Si è corretto bene perché ne aveva fatti due, uno drammaticamente stretto.
a stretti entrambi. Ancora Z per Andrea Quarta. Prima l'errore era avvenuto sulla parte larga, questa volta sulla parte stretta. Questi sono difficili, sì. È già buona cosa bilanciarli questi, eh. Poi secondo me sono ancora più difficili con la palla pesante. Con una palla leggermente più leggera c'è, sì, c'è un impatto diverso con la sponda. Qua giocherà Di Candela, vediamo se con l'intento di dividere oppure con l'intento di andare a cercare il pallino da tre. Credo la seconda. No, di dividere. Cercato dalla grossa per il pallino da 4 e spinge allora, la biglia di Andrea. Lì a me capita, non, penso anche a te, di giocarle quando sono così ibride, di giocarle con un po' di effetto per arrivare meglio addosso al 4, no? Se ti dai più margine. Angolo di seconda ingaruffare per Quarta. 4 punti ci sono, ottima la forza. Grande esecuzione questa di Andrea. Eh sì, uno dei tiri preferiti. È il cavallo di battaglia, eh? Uno dei cavalli di battaglia. Sì. Il girone a ringaruffare dentro il castello, pure l'angolo di seconda a ringaruffare. Sì, diciamo che con un pallino che ferma immediatamente la corsa della battente è anche un tiro. Sì, sì, che ti dà puoi più garanzia. Ti puoi permettere, sì. Andiamo a vedere un po' di risultati, Gianluca. Allora, subito 1 palo infortuni, avanti 1-0 contro Ragnar. Ciro Davide Rizzo in campo contro Spatola, sono al primo set. Tensione bevuta al volo del danese. Oddschool è chiamato alla partita adesso con Juan de Masi. La Rosa è al primo set contro Emiliano D'Amedio. Gustavo Longo al primo set contro Emirat. Henry De Griff al primo set contro Nicolas David. E Voracek è al primo set, sta per iniziare l'incontro, contro Gustavo Torregiani. E l'altro Voracek è sotto 2-1 contro D'Ottavia. E voi siete arrivati ad essere 3.000 e noi cominciamo a prenderci l'abitudine, che ci fa anche molto piacere peraltro. Sì. 3.000 dispositivi, non persone, corrispondono a oltre 10.000 persone. Angolo ad allargare, la mantenuta così com'era. Andiamo a saltargli un po' addosso per allargare questo angolo. Non ci è riuscito. Risponde biglia per Quarta. E Andrea nel cuore del castello, 4 punti. Bravo, ottima la forza. Mezza garuffa. Questa è la linea che proponi sullo, sì, strato. Considerando anche un po' di schiacciamento della lunga, l'ho disegnata abbastanza in avanti come battuta. E infatti guarda come schiaccia. Buona uscita comunque, da parte del danese. Caruffa piena invece per Andrea Quarta. Bravissimo Andrea. Due punti fondamentali per muovere la classifica, ma più che altro smuovere poco il gioco e blindarsi in difesa, perché Quarta ha capito già da un bel po' le qualità
sulle biglie frontali del danese e non vuole offrire il fianco a conclusioni cui l'avversario può fargli molti punti. Andiamo lo Strator. E bravissimo anche questa 5 sponde di Casper. Ottimo anche il tuo disegno che Casper ha seguito fedelmente. Sì, si è fidato di te. Sì, sì, ha guardato su. Al volo Andrea. Attenzione. Non difende quarta. Sfaccio a disposizione di Christoffersen che potrebbe rimettere la partita in equilibrio. 24-14 per al momento il parziale. 28-14, scusate. Via il filotto, vediamo se arriverà anche il pallino da 4. E qui arriva di tutto. Favoloso Casper, fantastico, 14 punti e riporta tutto in parità. Prima una 5 sponde da 6, adesso uno sfaccio da 14, 28 pari. E Christoffersen non molla mai. Pallino da 3 per quarta, vediamo se le biglie finiscono in difesa. Alla fine sì, credo di sì. Quarta. Un po' incredulo, credo. Sì. Eh? Tra l'incredulo e il perplesso, Andrea. Fino a qualche anno fa non ci si poteva neanche aspettare nei sogni una partita di questo tipo con rappresentanti. Sì, forse ora c'era Shorup, c'era, però obiettivamente per il livello del tempo non avevano tutta la chance che possono avere adesso questi giocatori. C'era la buonanima del tedesco che è stato il capo sì, scuola, il capo scuola Kunz. Gerard Kunz, che praticamente ha allevato tutti i ragazzini tedeschi terribili, sì, a partire da Gabel per arrivare a Rosenberg, che tra poco avremo sul tavolo televisivo. Ann, Petz, che ce n'erano. Ann fortissimo. Sai, Tony ormai non è più una sorpresa. E qui Casper era tentato da un giro di scambio. Vabbè, le sue abilità di braccio. Sarebbe anche scappare via in finezza. Il pallino gli dà una mano un po' a difendere. Sì, anche perché però il pallino sì, più saggia deve questa, stare sulla buca. Se poi dopo dà poco effetto, allora deve prenderlo dalla parte destra, certo, non prenderlo dalla parte sinistra. Effetto. Invece ha giocato effetto è rimasto lì. No, ma lui ha giocato più giro di misura, penso. Fatto in questo caso, purtroppo per lui ha fatto il pensiero sbagliato. Sì, qua un errore. L'effetto a sinistra era tutelante per non perdere questo. E poi, insomma, se rischi col fuoco lasciando questi, poi ti bruci, questi tiri a quarta, insomma, ragionevole pensare che poi quarta ti possa fare anche 10 o 12. E quarta con questa raddrizzata si porta a 41 contro i 28 di Christoffersen, più 11, più 13. Sp-
risponde Biglia per Casper. Sfiora il birillo esterno dell'italiano, porta le biglie in diagonale. Mezza garuffa. Delicatissima, sì. Questa. Questa nulla può sbagliare sul largo, Andrea. Ne divide molto bene. Sì, 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 sì. Già aver lasciato questo tiro di sponda, una bricolla larghissima piuttosto che un trasponde larghissimo. Il problema adesso è tutto di Christoffersen, che deve riuscire a salvarsi. Quarta è lì come un falco che attende l'occasione giusta per portarsi in chiusura. Andiamo allo Strator, Fabio. Vediamo con che forza decide di giocare questa tre sponde. Prova la misurissima. E come lo era stato per quarta qualche tiro fa, diciamo che ha preso la miglior porzione rispetto alla forza che gli ha impresso. Sì. Questo non era né di misura né allungata. Era la classica via di mezzo che ti salva su una presa non convenzionale, diciamo così. Salva molto bene invece qua a quarta. E tre sponde di calcio per Christoffersen. Sul largo ad aprire. Sfila via lungo. Però un traversino tutto da guadagnare per quarta, qualora decidesse di battere traversino. Mi dirà mica che gliela lascia andare ancora. Vediamo dalla frontale. No, questa no. Di prima a girare. Prende grossa quarta. Analizza due punti. Alla fine se attacca anche la sua diventa un tiro complicato, ma non riesce ad attaccarla la sua biglia. Si porta 43. Più 15. Però una buona possibilità. È un tiro che in finale del campionato europeo con Aniello ha tirato molte volte e anche molte volte bene. E addirittura anche qua benissimo, eleva il birillo rosso. 10 punti per Christoffersen. Tanto questi rumori che sentite è perché è iniziato il secondo tempo della sfida tra Biondi e la Zanzara. Per il momento è una situazione di pareggio. Spero di avergli fatto almeno paura. La stanchezza comincia a prenderci, caro socio. Tanto sì, alle 14 l'avrei uccisa al primo colpo. Sì. Intanto qua è difficile l'uscita per Christoffersen, perché Lo sponda palla l'ha giocato davvero molto bene quarta. Sì, deve andare di lì o di parabola o di tre. Guarda, si salva relativamente.
qui Andrea giro. Ce l'ha a diminuire di forza, però a dare la forza della gialla, della lunga. Sì, a tornare nel quadrato. Un po' più piano, esattamente così. Ha giocato perfetta. Perfetta, perfetta. Bravissimo Andrea, 6 punti e guarda dove mette la sua, attaccata alla sponda corta. Ah, questa è da... Questa è divina. Sì, manuale del biliardo. Nasceva da un angolo molto dritto, circa una differenza 10. Guarda come l'ha bilanciata bene, che sì. Bravo. Colpettino corto, diminuito di forza, per trovare proprio questa difesa, questa parificazione 10-10, 15-15, è quello il bilanciamento quando si parla di quel giro. Qua il colpo del campione al momento giusto, momento di difficoltà. Ma guarda. Qui. Vabbè, la difesa è il pelo, ti appoggi a venire via, no? Di lunga lunga. L'attacco quale sarebbe? La fucilata sul pallino. Io non lo so, forse con Andrea me la rischierei, perché dici, se ci giochi a biliardo perdi. Lui gioca giustamente, questo è il tiro. Magari non lungo però. No, è arrivato. Non è andata oltre, credo. C'ha solo la porzione per riscappar via Andrea. Ma sai, c'è il rovescio della medaglia. Ho giocato l'angolo di prima e pallino da 4. Che meraviglia quarta, bravissimo. E ancora un'altra volta bilanciata in modo impeccabile. Vedi, c'è il rovescio della medaglia, Gianluca. Il fatto è che se fa il pallino e non fai niente, lasci pilota a quarta, a quel punto lì sei più perso che vinto. Sì, no, ragionavo. La difesa se l'è giocata, perché poi dopo non è mica normale perdere per forza altri 4, tutto biliardo, riparificata così. Certo che gioca contro quarta e lo sai, però sai, stai un gocciolo più corto e non perdi questo angolo. Non era proprio a spingere. Tanto bellissimo questa traversina a Z per Casper, che ne realizza 10 e rimane a ruota. È match point per quarta, ma è da guadagnare. 53-48. Match point, lo striscio. Match point relativo. Se lo deve guadagnare, ho detto. Match point è il punto. Sì, sì, certo. Tra l'altro credo che abbia anche la bricola stecca bassa. Vediamo. Sì. Andiamo allo Strator, Fabian. Proprio di pochissimo effetto la giocata. Se prende un birillo va a 50, non ci va, rimane a 48. Oh. E fa tutta la differenza del mondo. Comunque ha difeso quarta, specialità della casa. Hanno preso tutti scarso da lì. Andrea. Prende uno scarso che piace. Che piace. Però forse vediamo. 12 è difficile farlo. 12 sono difficili da fare anche con la fantasia. Aggiornamenti sulla zanzara? Per ora sta vincendo lei. Ma non sono deciso se è una zanzara oppure un moscerino. Ah. Però molto fastidioso lo stesso. Giro o girone? Giro. Ha sbagliato la porzione, ma la qualità era buona. Sì. Quindi adesso set ball è un po' più nitido, perché si tratta di un giro per quarta. Sempre match point, no? Sì, match point. Qui mancano 7 punti. Si può sostenere anche a pallino? Dici, sì, ce l'ha? Sì, sì. Sì. Il
giro c'è, vediamo quante ne cascano. Ne cascano 8. E vince 3-2 Andrea Quarta. Gran bella partita. Sì, una gran bella partita e soprattutto una bella prestazione. Vado a prendere due parole ai protagonisti anche con l'aiuto di Luca Garavaglia. Eh sì, davvero. Guarda, la cosa che ho notato, Nico, è che questo Christoffersen a volte sembra perso, ma come allenti un attimo la tensione, lui è in grado di fartela pagare. Colpitore eccezionale, ha un punto palla meraviglioso. Scusate, chiudiamo una porta in diretta. Un punto palla meraviglioso, insomma, un giocatore di cui bisogna stare veramente, veramente attenti. A cui bisogna stare attenti. Tanto i giocatori stanno serenamente parlando tra di loro. Nicola è in arrivo in postazione di commento. Voi intanto vedete le immagini, anche il riflesso dello specchio, ormai è sera, che fa vedere la nostra postazione di commento. Tanto bella qua, dall'alto di questo mondiale fantastico fino a questo momento. Sto controllando se Luca e Nicola si sono trovati a bordo biliardo. Ancora un attimo, poi l'analisi della partita la faremo quando ritornerà Nicola. Ed ecco, stanno arrivando i giocatori al microfono di Luca Garavaglia, penso, Kasper Christoffersen. I think that you Date played pure. A very good match and you played with the guy which is considered the best player in the world anyway. What you can say about this experience and about your world championship? Fagli avvicinare al microfono. Did in the Europeans? Yeah, well, it was a good match, but I still feel I can play better than this. I was a bit nervous in the beginning and missed some balls, some shots that I normally wouldn't miss. Fondamentalmente gli ho chiesto cosa ha pensato in questa partita e come l'ha vissuta dopo quello che comunque ha fatto agli europei. Ha detto che ha giocato abbastanza bene, può giocare meglio, ha sbagliato alcuni tiri, sicuramente è un buon viatico per lui, anche perché gioca da 5 anni e mezzo, cioè lo conosco molto bene. Personalmente sono contento anche di vedere giocare così bene. Magari non abbiamo l'idea di cosa succede fuori dall'Italia, lo sai, per me è fondamentale. Anything that you want to tell again, maybe about your experience in five pins? So it's just 5 years and a half that you play. Yeah, well, I think it's a great game. There's so much tactics, difficult shots all the time, little things that change every set. In the fourth set, I was far behind and a few shots later I'm in the game again, and that's what I like about this game, that you have your chance to change the game every time you're at the table. Thank you. Di base dice che il gioco gli piace parecchio, perché comunque è un gioco dove hai sempre la possibilità di rientrare in partita. Nel quarto set era parecchio indietro, è riuscito a recuperare, e quindi è quello che gli piace di più, che c'è sempre la possibilità di avere un colpo per rientrare in partita. Grazie a voi, grazie mille Nicola. Grazie a voi per grazie. Prendo due parole al volo anche da Andrea Quarta, dal vincitore di questo incontro. Andrea, una battuta al volo, sicuramente una buona giornata, perché alla fine hai giocato forse le due partite più difficili del tuo girone, prima con Thomas Primón e poi con il vice campione europeo. Ti abbiamo visto a tratti devastante, qualche errorino di troppo, però stai prendendo un po' confidenza con il tavolo in questa fase a gironi, per essere pronto forse per la fase poi finale negli scontri diretti. No, io non posso dire che sono stato fortunato, perché ho trovato Thomas, nel senso che li ho superati, che
adesso gli ostacoli sono finiti, Nicola. L'unica cosa di cui sono io contento, uno dice no, può anche sembrare a dire ma racconterà le sue storielle, ma non è così, che mi vedo giocare bene. E tu dici ma scusami Andrea, ma tu vincevi, ti ha recuperato, ma mi recupera perché il cervello non so, mi sparisce, però io mi sento che quando sono concentrato riesco a giocare bene, hai capito Nicola? Non so se riesco a dirti, cioè a farti capire quello che voglio dire. Mi sento bene comunque, che gioco bene, i dolori dietro alla schiena mi sono tutti passati, quindi magari anche quello che dopo un po' sai il cervello piglia, mi lascia qua e lui... E poi dopo c'è insieme tua moglie e tua figlia e quindi una serenità familiare che sicuramente aiuta anche a farti stare bene anche da un punto di vista emotivo e psicologico. Sì, sì, questo sicuramente, questa è sempre la goccia, no? Se si va d'accordo in tutto è secondo me la cosa più bella. Ti facciamo in bocca al lupo per il proseguo della manifestazione, ancora una manifestazione lunga che sono sicuro che ci regalerai ancora delle bellissime cose. Do a te la linea Gianluca per la chiusura. Ed eccoci qua per la chiusura di questa telecronaca. Intanto se riusciamo a prendere, guarda l'immagine di Andrea Quarta con la figlia Arianna, no ormai sono già usciti dal set, ma Mirko, guardala, attentissimo, li va a riprendere, ecco, con Arianna che si è appena svegliata. Questo sicuramente è il più bello dei successi. Qua gli spiega lei a papà che cosa doveva tirare. Ritorniamo in postazione di commento. Sì, io per quanto riguarda le parole di Christoffersen, davvero non fanno una piega. Un giocatore che gioca da 5 anni e mezzo al nostro gioco, dove sicuramente non ha lacune tecniche, perché uno che ha vinto 24 titoli a pool nazionali e poi dei grandi piazzamenti anche in Europa e nel mondo, non può avere lacune tecniche se non qualche accorgimento chiaramente tra il pool e il nostro gioco. Molto bella la sua riflessione dal punto di vista della tattica, che è poi il cuore pulsante della nostra specialità. È vero, nella nostra specialità si può non sbagliare mai e perdere, così come si può sbagliare tanto e vincere, dipende molto dalle scelte che si mettono in campo e soprattutto quando le scelte si mettono in campo. Su Quarta, Nico, cosa ne pensi? Ma su Quarta, secondo me Andrea sta facendo uno step ulteriore, perché la storia di Quarta, insomma, la conosciamo tutti e ci ha abituato a vittorie devastanti. E lui, secondo me, ora si deve reinventare con vittorie anche non proprio pulite e devastanti. Di misura. E quindi, perché il livello di tutti è salito, sì. Poi si può stare a argomentare un sacco se Quarta fa sempre 10... ci credo che vince, però non ci sono sempre giornate in cui si fa sempre 10, o perlomeno sono un po' diminuite anche perché gli avversari lasciano un po' meno, perché sono migliorati, perché tante volte bastava vedere i primi due filotti 20-0 e poi in qualche modo Quarta sempre sotto pressione ti ci metteva e poi alla fine l'errore ne arrivava un altro che gli consegnava poi la vittoria. E tutti i giocatori sono migliorati, Quarta non è che è peggiorato, ha lasciato i soliti standard di colpitura, ma sicuramente batte un po' meno e quindi si deve abituare a vincere in un altro modo, anziché nel modo schiacciante in cui ci ha abituato a veder vincere per tanti anni. Faccio anche un'altra considerazione, adesso non voglio assolutamente dare del vecchio ad Andrea, però Andrea in quest'estate ha compiuto 40 anni, quindi nel bene o nel male, pur essendo nella maturità piena come uomo, parlava anche di qualche acciacchino che quando comincia ad abbracciare quota 40 ti arriva, e tutto questo probabilmente, quindi non lo sto dando come certezza, è una mia elucubrazione, probabilmente un po' di freschezza anche dal punto di vista della colpitura, quindi quella cosa su cui lui basa il suo gioco, può venire meno. Chiaramente però tu hai detto una cosa altrettanto interessante, che Quarta si sta reinventando, cioè lo step in più, riuscire a vincere senza fare filotto anche. E poi dopo chiaramente questo è un plauso a Quarta, perché non è facile
reinventarsi a 40 anni, o perlomeno dover accettare che non tutte le volte che si vede Biglia si fa 10, come lo è stato per anni, perché per anni appena la vedeva tutti vedevano già i birilli in terra, più o meno anche adesso un po' meno, ma più che altro chiaramente ci sono molti giocatori che si stanno avvicinando al suo livello, o perlomeno lo stanno quasi raggiungendo, e nel frattempo anche quarta può andare in difficoltà. Quindi su questa difficoltà quarta sta facendo la maturazione sul fatto che deve cambiare qualcosa, oppure deve accettare che può vincere anche due partite 3-2, sia contro Pimon sia contro Kristoffers. Esatto. E poi, come diciamo ultimissima cosa, secondo me in quarta non penso che sia un problema, lo è stato probabilmente per un certo periodo di tempo, la ricerca dello stimolo. Parliamo di un giocatore che ha un palmarès che sono due pagine, due foglie a quattro. Ma a parte dello stimolo, secondo me, guarda, nel computo generale, quarta gioca meglio a livello di strategia, di come porta la partita, perché è obbligato ora andare anche sulla strategia. Prima andava sull'impeto, cioè sulle sue marcature, sul fatto di mettere pressione, sul fatto che tanti giocatori gli facevano anche tanti errori perché sapevano che sotto erano quarta. Adesso hanno visto che c'è un quarta magari attaccabile, però lui ora sta facendo la contromossa. Io posso essere attaccabile, ma nel frattempo se gioca a biliardo so giocare anche a biliardo di strategia. Certo, assolutamente, assolutamente. Quindi viene comunque da una scuola, quella torinese, che prima magari ne aveva bisogno un po' meno. Ecco. Adesso deve pescare un po' di più anche nella strategia. Esatto. Sono d'accordo. E allora, dopo questa bella analisi, bravo socio. Assolutamente, non mi devi niente. Noi vediamo l'appuntamento tra qualche minuto. I giocatori stanno già provando il biliardo. Parliamo di Paolo Marcolini e di Tony Rosenberg. E quindi tra qualche minuto vi offriremo l'ultima partita della giornata. E nulla, quindi rimanete con noi. Dai, ceniamo insieme su Biliard Channel, sul canale del biliardo.